Sono in compagnia di Gaetano Stea, direttore commerciale di Valtour. Ciao e benvenuto su Media Hotel Radio. Grazie, ciao a tutti, grazie. Parliamo subito dei villaggi Valtour, devo dire sono molto affezionata, è stato uno, te l'ho detto poi nel uno dei miei primi lavori come coreografa Nicotera in Calabria, ma davvero sono passati un po' di anni e Valtour è ovunque nel mondo. Sì, è un marchio, è stata fatta un'analisi, un survey, prima che noi acquisissimo il marchio, che l'acquisizione è avvenuta alla fine di luglio dell'anno scorso, quindi è proprio un'operazione giovanissima, è stato fatto un survey in Italia che ha evidenziato che il marchio Valtour solo in Italia è il secondo marchio più conosciuto a livello turistico dalla clientela, quindi dal settore B2C, solamente dopo Alitalia, quindi nonostante alcuni anni di fermo, alcuni anni difficili, il marchio continua a essere nei cuori della gente. Come si fa a essere nei cuori della gente? Vuol dire che si è lavorato benissimo nel passato, soprattutto gli anni in cui Valtour è stata la principale azienda italiana a livello turistico, devo dire italiana e internazionale, che poi ho scoperto che una volta che Nicolaus ha acquisito Valtour, dai mercati esteri sono arrivate tantissime richieste di rappresentanza e di clienti che volevano tornare nei villaggi italiani, perché Valtour è il villaggio italiano nel mondo, questo è molto importante. Stiamo cercando di tornare sulla strada antica, nel senso sulla strada della Valtour che è stata un successo, quella che ha presentato al mercato un nuovo concetto di villaggio per quell'epoca, che era il villaggio globale, era l'intrattenimento allo stato puro, era una qualità di cibo, una qualità di animazione, di coreografie, di spettacoli serali al passo coi tempi. Ecco, noi lo stiamo riprendendo in chiave moderna, non stiamo facendo altro che ripresentare un prodotto diverso, non voglio dire altissimo, ma diverso rispetto a quello che è precedente sul mercato, in un segmento, posso dire, trasversale, quindi focalizzato non solo sulle famiglie, le famiglie hanno fatto la Valtour, ma è un progetto trasversale che coinvolga l'individuo, quindi anche gli adulti, grande attenzione agli adulti, ai single, alle coppie, a tutti coloro che vogliono in villaggio trascorrere un periodo della loro vita diverso, quindi sperimentare cose che normalmente non fanno. E diciamo, i primi feedback del mercato sono stati eccellenti, c'è grande curiosità soprattutto in queste rappresentazioni di settore, in queste fiere di settore, i nostri colleghi agenti di viaggio hanno un grandissimo interesse a vedere questo brand ritornare ai fasti del passato. Vogliamo ricordare che la maggioranza degli artisti che stanno oggi in televisione e in radio sono usciti a livello di animazione da Valtour. Sì, Valtour ha rappresentato per tutti noi, io sono stato un cliente Valtour degli anni 90, anche te sei stata una grande coreografa, me l'hai detto prima, quindi... Ballava tanto, fino a dormivo 3 ore per notte, però una grande palestra. Guarda, io ricordo che il villaggio Valtour dei nostri anni, quando noi eravamo un po' più giovani, quando Valtour era la vera, diciamo, io dico la vera Valtour, era quella che mi ricordo, era un villaggio che era una sorta di microcosmo, era un punto d'incontro, un luogo dove si faceva tanta socialità, si conoscevano persone, amicizie che rimanevano nel corso di tutta la vita. Noi vogliamo riportare questa sensazione, questo feeling, fa parte dei pillar della nostra brand image, del nostro prodotto, cioè quello di riportare alcuni valori del passato, quindi anche questo senso dello stare insieme per una settimana, per 2 settimane in villaggio, e creare quelle emozioni, quei legami, la parola legame ritorna sempre molto attuale, che poi si ripercuotono nel corso di una vita. Quindi il villaggio diventa un punto d'incontro assoluto, non è solamente una vacanza, deve essere un'esperienza. E allora esperienza sì, in bocca al lupo a Valtour, un saluto anche a tutti gli animatori e grazie e buon lavoro. Forza Valtour!